Come posso definirla? È una danza di costruzione, è più giovane di me, ha un anno in meno del sottoscritto. Una danza che è stata realizzata per una situazione un po' particolare. 1964 girano il film Zorba il Greco con Anthony Quinn, in una scena dovevano interpretare un ballo. Il ballo che avrebbero dovuto fare era un ballo caratteristico greco, la sapico, un ballo dei macellai sostanzialmente. In realtà Anthony non riesce a impararlo. Il coreografo che cosa fa? Mischia un po' le carte, prende alcuni passi della sapico, li unisce a dei passi del sirtaki e crea questo ballo che viene realizzato per la prima volta per il film, dopodiché viene naturalizzato, diventa il ballo della Grecia e viene poi eseguito, in realtà veniva eseguito da soli uomini, oggi è declinato in tantissime variazioni, questa è una delle variazioni di Zorbas.
Come avete visto, è una danza molto orticosa. Si potrebbe accelerare ancora di più, ma va bene così. E devo dirvi che molti dei ragazzi